Cari amici, Luana Trabui e Giancarlo Bruschini vi danno il benvenuto al sesto appuntamento con Poesie Scelte, la rubrica settimanale che manda in onda le vostre poesie. Poesie Scelte è un servizio esclusivo riservato ai poeti della community della poesia e a tutti coloro che intendono farne parte. I poeti possono inviare i loro testi alla commissione di lettura, che a cadenza periodica e a suo insindacabile giudizio selezionerà i migliori componimenti per la rubrica settimanale televisiva Poesie Scelte, in onda dal lunedì al venerdì su Arte Scrittura Live e TV e per la pubblicazione sulle testate di Poeta Online, il forum, il giornale web e il media libro elettronico. Per inviare i tuoi testi alla commissione di lettura devi prima registrarti ed ottenere il numero di tessera. La registrazione è semplice e gratuita e le informazioni dettagliate le troverete sul sito www.poetaonline.org. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci scrivono e ci mandano appunto i saluti, le poesie e che rendono sempre più attiva la partecipazione a questa rubrica. Vi ricordo inoltre che le poesie vengono scelte da una commissione di lettura composta da Giancarlo Bruschini, poeta e consulente di comunicazione, Massimo Nardi, giornalista e critico letterario, Plinio Perilli, poeta e critico letterario, Maria Rosa Santiloni, giornalista e scrittrice, Bianca Maria Simeoni, giornalista e poetessa, e Raimondo Venturiello, poeta e critico letterario. Ricordiamo alcune informazioni sul copyright, sul diritto d'autore, dei testi inviati alla commissione di lettura. Le opere inviate alla commissione di lettura sono tutelate dalla legge italiana sul diritto d'autore e dalle norme internazionali sul copyright. I diritti di proprietà intellettuale appartengono ai rispettivi autori, che ne autorizzano attraverso l'invio la lettura durante la trasmissione televisiva Poesie Scelte in onda su Arte Scrittura Live TV. La pubblicazione a titolo gratuito nelle sezioni del sito, nonché nell'ambito delle altre iniziative editoriali promosse da Poeta Online per fini di divulgazione culturale. E adesso mandiamo in onda i titoli. E ci rivedremo tra pochi secondi. La prima poesia che leggeremo oggi è stata inviata da Vera Datri, che ci scrive da Napoli. Il titolo è Quello che le piaceva fare. Forse la violenza astratta delle stelle poteva infrangere l'assoluto, ma nelle stanze, assieme alla premurosa carezza del sangue, c'era sempre la stessa meditazione. Lassù, unica e acclamata, lei la vedeva pendere tra due tetti nerastri, quasi immobile sul filo sottile dei pensieri. Era l'odore come quello di una riva, sulla quale riprendeva a vivere, l'odore della propria pietà, della costante riserva di benevolenza. Poi la luna accompagnava la notte alla finestra e, schiumando sul davanzale, portava dentro la marea dei silenzi. Allora c'era qualcosa di settembre nell'aria, come una timidezza che si rivela dietro ad un complimento. Un guizzo di tenebra agli angoli della volta. L'amore s'avvolgeva su se stesso, troppo breve, troppo riduttivo, per possedere all'infinito l'alfa e l'omega della vera ambizione. C'era una ragione per il talento. Non conosceva che una sola grave mattina, crudele e perfetta, e per quel dolore di preda che non s'arrestava, usava parole di una qualche corrispondenza, metafore. Quello che le piaceva fare, in fondo, ciò che le salvava dalle inquisizioni e dalle esibizioni, era trovare un nome appropriato per tutte le cose del cielo e della terra e per tutte le esperienze di una certa calma progressiva dalla quale sentiva di essere perseguitata.
Nicola Menna, che ci scrive da Tessa in provincia di Chieti, ci ha inviato la poesia intitolata Il sole di mezzanotte. Prendo la tua mano per guardare nei tuoi occhi, poi una dolce brezza scompiglia i tuoi capelli per avvolgerli al mio cuore, mentre le onde del mare si univano al nostro amore, là, su quei fiordi, ove i giorni fin mai avranno, laddove sol un tuo abbraccio e il tuo sospir diventano amore. Un amore che mai fine avrà, perché tu sei e sempre sarai il mio sole di mezzanotte che mai tramonterà. Oliviero Angelo Fuina ci scrive da Oggiono. Il titolo della poesia è Lago di malinconia. Bisogna amarla, la malinconia, per vestirsi delle brume del lago, uggiosa inquietudine d'acque lente, a confondersi coi piedi del cielo. L'ipnotico mantra di sciabordio che allunga polpastrelli alla carena, d'un guscio capovolto, solitario, a contemplare i placidi germani. Canne danzanti strusciano i ricordi, arruffando gli umidi sospiri, nello specchiarsi distorto del tuo volto, sopiti desideri d'acqua dolce. Lego un rimpianto ad ali di breva, che dal sud si leva morto il divano. Sull'onda lunga piango un dolore, sapendo del conforto alle tue rive. E quando, a sera, solo il tuo sentore richiama nello sguardo la distesa d'acque profonde sopra quel mistero che irrisolto ondeggia la mia pena. Vi leggerò la poesia intitolata Due ore non mi bastano, inviataci da Candida Proietti di Celleno, in provincia di Viterbo. La poesia è tratta da Le mie bolle poesie, libro edito nel 2007 dalla piccola editrice di Celleno. Due ore non mi bastano per dirti cosa contiene il mio cuore. Porto dietro giorni infiniti, l'entusiasmo di una bimba che trapela da ogni poro della pelle. Due ore non mi bastano per far luce su di te, luce amaliante da rendere il tuo sguardo ovattato. Due ore non mi bastano per far scorrere le mie mani sul tuo corpo, aprire grandi vedute, inabissarmi fino a svanire tra le tue braccia. L'orologio corre veloce, ogni attimo è pura casualità. Secondi di frastuono oltrepassano i silenzi, un brivido assapora la mia mente. Sì, due ore non mi bastano per amarti. Vi leggerò ora la poesia inviata da Donato Caglione, che ci scrive da Cinisello Balsamo, Milano. Il titolo è La luce del silenzio. Quando la luce del silenzio dissiperà i visceri tenebrosi, una colomba volerà nel cielo di piombo. Quando i cannoni ruggenti porranno fine all'ignobile martirio, una fenice poserà sul greto del fiume e il tigre rinascerà rigoglioso tra fiori e suoni canori. Quando il vento della pace spazzerà via l'acre odore d'uranio, il sole brillerà su quei volti mesti, provati, contratti, divorati dai sordi boati dei missili. Quando l'acqua limpida, cristallina, scorrerà libera tra gli argini sabbiosi, tutti si laveranno tra i profumi deliziosi degli alberi fioriti. Quando i bagliori dirompenti delle testate saranno spenti dallo scalpitar dei cammelli, la luna apparirà nell'immenso deserto. Quando il silenzio della notte, diuturno, sovrasterà, tutti osserveranno all'orizzonte le ali della pace volanti verso l'infinito. Vi leggerò la poesia intitolata Alba insonne, inviataci da Cristina Nardin da Paderno Dugnano. Notte che striscia silenziosa verso il mattino, dal nero senza suono, lentamente si riempie del canto sottile del giorno che viene. Il ritaglio di cielo del mio abbaino rotola come grani di sabbia sospinti dal vento. Questa notte senza quiete, e si scolora nella livida calma di un giorno piovoso. Enza Amorello ci scrive da Partinico. Le parole come un fiume. Le parole come un fiume, di un giovane vecchio, i pensieri arrivano come un fiume in piena. Le parole, pronte a diventare respiro e suono, vogliono aprire vie nel deserto, inondare i campi aridi, con tenero ritmo e allegra ironia. Ma l'argine è fortificato e invalicabile. L'onda dolce e violenta si infrange, torna indietro rammaricata, ripiega verso lidi più aperti e mi lascia sola. Pongo sacchi e riempio fessure, copro piccole lacerazioni,
riparo tele lacerate, tenteggio muri scalcinati. Fuori non si vede niente. Dentro la valvola sfiata, il mio dolore, la mia fatica. Il giovane vecchio non lo sa. La sua navicella prende il largo, diventa un puntino nel mio cielo e resto sola, ancora. Le parole come un fiume in piena reclamano risposte che tardano, aspettano suoni che ancora non trovo. Vi leggerò la poesia inviataci da Rita Mamasci, che ci scrive da Pitigliano in provincia di Grosseto, intitolata Un'immagine intuitiva. Meditando all'ombra dell'olivo, suono di grilli e cicale sommerge, la brezza si insinua dal bosco e mi avvolge. Chiaro, sorge l'intuito. Tu vieni da vite di lotte folli e malvagie, giudice cieco contro me e le mie sorelle. Già leggevo nei tuoi occhi d'allora e vedevo il tuo cuore già puro, ma disperso altrove. Ora che fai? Hai paura? No, ella non abita più in te. E il tuo essere unito può cantare con me le odi al sole nell'alba solstiziale. L'amico Marco Greco ci scrive da Gargazzone. Il titolo della poesia è L'illusa. Amica mia cara, non so che dirti. Da terra distante sei approdata con l'ingenua brama di stabilirti tra le braccia ferme di stavallata. L'anima tua, tenera e leggera, venne rapita dall'efto Achille, che ti incitò a servir una chimera col suo caleste sputando scintille. E tu l'adori, il dio della fretta, anche se lui per nulla ti rispetta. Tiresia ti disse ciò che t'aspetta, se solo tu vivi in superficie, mai si sfugge la forza di Stige, che l'onor del profondo lui esige. Paola Schiaroli, che ci scrive da Roma, ci invia la poesia Tempo che va, tratto da Fonopoli, Parole in Movimento, 1999-2000. Quel pino ripiegato su se stesso canta al cielo l'immensità del tempo, mentre i pensieri intrecciano i ricordi, tessendo la tela della vita. Floriana Romano ci scrive da Calvizzano, Napoli. La poesia non ha titolo. Scrivere è sognare. Solo di notte, due metà della stessa unità, si incontrano le due parti di me stessa. Come due anime si uniscono solo di notte, per dar forma a rime disperate. Provo a sognare anche di giorno, ma il sogno non riesce a prendere forma. Devo solo aspettare che il buio e il silenzio prendano il sopravvento per essere di nuovo un insieme compiuto. Le parti di me stessa si riuniscono perché di nuovo anima e corpo si incontrano nel mondo sognato della poesia. Dell'amico Carlo Tollini vi leggerò la poesia Nascere, Vivere, Morire. E lui ci scrive da Sant'Arcangelo di Romagna, della Repubblica di San Marino. Nascerò quando tra l'alba e il tramonto le nostre anime si incontreranno. Vivrò quando tra il tramonto e l'alba i nostri corpi si ameranno. Morirò quando i profumi dell'alba non mi parleranno di te. Elisabetta Rani e Maldi ci scrive da Alfonsine, Ravenna. Il titolo della poesia che vi leggerò è Cieli d'Oriente. Templi e pagode s'affacciano al dì di luce, garriti e affanni di ali, al mio apparire fra colombi che s'alzano in volo, a roteare sui bagliori dorati dello stupa d'oro, contro il sole nei cieli d'Oriente. Riflessi perlati si intrecciano fra nuvole profumate d'incenso che sembrano danzare al suono di un flauto. Nello stagno del tempo, dietro ai cancelli del cielo, il fior di loto pulsa ai rintocchi del cuore ed io cammino avviluppata tra le ali dorate del sole che scorrono lungo il corso del giorno al dì di luce. Marco Quartiani, che ci scrive da Malnate, ci invia la poesia intitolata Equilibrio. Equilibrio sottile come filo di seta, illusioni spezzate e speranze strappate, vortici irrequieti di paure lontane, la mente aberra, la mente rapina, equilibrio precario come l'amore, trapezisti folli e acrobati immaginari nel circo del mondo che è la vita, fatta di inutili e allegri pagliacci, equilibrio instabile come il tempo, pianeti instancabili nel loro vagabondare
che si rincorrono eternamente, come fa l'uomo coi suoi sogni fasulli. Leggeremo ora la poesia I fantasmi del passato, inviataci da Anita Napolitano, che ci scrive da Roma. I fantasmi del passato, il tuo sguardo rivolto verso il mare, le onde si infrangono contro gli scogli. Intravedi l'orizzonte, scorgi linee filiformi che evocano i fantasmi del passato. Una lacrima riga il tuo volto, sei inerme, non riesci a distogliere lo sguardo, la torre che hai costruito con i granelli di sabbia sta per crollare. Non deponi gli ormeggi, non è qui che termina il tuo viaggio, oltre l'orizzonte scorgi l'avvenire. Il tuo intento è costruire una torre, con blocchi di cemento armato. Chiara Taormina, che ci scrive da Palermo, la poesia si intitola Agavi di Luna. Agavi di luna a meditar d'ombre scarne, incitano le luci carminio del mattino. Si sollazza il destino nel ventre del mondo, a mirar gioie e pene scaturite dai tumulti del cuore. Discende lieve del cielo plumbeo del risveglio, eterea scintilla che esaudisce l'ultimo desiderio d'umana visione. Pietro Serra, da Genazzano, con una poesia in dialetto. Roma sparita. Fabrizi e Sordi, a spasso un paradiso, svagando la Magnani che piagneva, gli fanno Anna Re, faccia un sorriso. Semono i due, ma lei non rispondeva. Poi si voltò de scatto e indispettita, se siete morti voi, Roma è sparita. Anna, che va dicendo, fa Bertone, c'è ancora chi ce prova per salvarla, a esempio Montesano, Namicone, che fa del tutto per tenerla a galla, e inoltre gli fa ardo, Roma vanta, da vin proietti un pezzo da 90. Con ste fregnacce voi non mi incantate, ieri ho incontrato pure Claudio Villa, che alludendo a vecchie fornellate, fece capì che un altro oggi sfavilla, tant'è che Roma, e lì tra Federini, se li declama lui, Lando Fiorini. Ma non vedete Roma, ansino a sera, è invasa da uno smog puzzolente, lo iniettano serpenti della miera, quasi inventati a intossica la gente. Questa sarebbe la città sovrana, dopo campà, sì e no, una settimana. E c'è ragione, Annarella mia, te vanno un finocchia, non gli da retta, ascolta sto poveta, è una follia, spera che sta città arrivi è perfetta. E per di meglio, iti a nuova vita, mi piagno insieme a te, Roma sparita. Montesi ci scrive da Pontedera, in provincia di Pisa, la poesia si intitola Il dolore. Lacera il dolore, strappa le carni, toglie la dignità all'essere, arricchisce le menti, fa traboccare i cuori, ti fa sentire vivo, ti invade di emozioni. Il dolore, amico e nemico dello spirito, ti rende forte e vulnerabile, ti fa capire, riflettere, ti abbraccia, ti avvolge, ti imprigiona. Vivilo intensamente come fosse una passione, nascerai una seconda volta, rigenerato nell'animo. Il dolore fa che ti attraversi e capirai non è così spaventoso. Se saprai elaborarlo, sarà fonte di vita. Anche questa sesta puntata è giunta al termine. Vi ringraziamo per le numerose lettere che ci inviate e vi ricordiamo di scriverci ancora. Vi ricordiamo inoltre che le poesie che sono state lette nell'ambito di questa sesta puntata le troverete nella sezione Poesie scelte del forum sul sito www.poetaonline.org. Luana Trabuio e Giancarlo Bruschini vi danno appuntamento alla prossima puntata. Ciao!